Amici di QDSS Trash, io sono consapevole che sto giochetto potrebbe essere nelle mie corde. È un po' complicato, alcune parti sono un po' lente, ma credo che il meglio poi arrivi più avanti. Io mi porto il mio asserino che... Giuda. Oh! Madonna, che cazzo! Qua c'è una lettura interessante. Questo è il giorno in cui vedi i miei primi passi in questo dungeon. Non molto no, vabbè, questi niente, niente. Questi non so, potrebbero... Oh, grande. Ma io non me la sento di andare già dal golem. Ma fammi vedere se ci stanno... Ok. Questi qua mi servono. No! Porca troia, Nicola, che cazzo fai? Andiamo di qua. Menai. Ok, qua ci si può buttare sotto. Ok. Andiamo da questo lato, così facciamo il full. Oh, non si capisce un cazzo. Potevano farlo di un colore diverso questo.
Ok, casca. Quindi due. E questa che cazzo è? Vabbè, proviamo. No, 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 non mi inglobare, non mi inglobare. No, 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 non mi inglobare, non mi inglobare. Oh! Dio. Io questi non so come combatterli, non lo so. Ah, bisogna fargli sbattere. Ok, allora, gelatine possiamo fottere. In cima o in fondo allo zaino, e ce l'abbiamo. Questo deve essere posizionato a sinistra o a destra dello zaino. Pietra bianca. Sarebbe carino se si riuscisse a capire quale, cioè come, quanto costa sta roba qua. Allora mo dobbiamo andare. Che abbiamo fatto tutto. Qua c'era. Ok. No, qua abbiamo già fatto. Andiamo a destra e andiamo a fottere il tizio, perché tanto qua c'è la ricarica. Minchia, stavo messo male male. Ah, ma quindi il massimo è questo? Grande. Ok. Allora, non voglio morire. Cioè, fondamentalmente è questo. E questo come si segue? Forse devo sbattere. Ok. Ok. Ah, è questo, mo? Invia l'artefatto nella relazione indicata al negozio. Copia l'artefatto nella direzione indicata quando si torna in città. Azzo. Mi sto
Distrugge un artefatto nella direzione indicata quando si torna in città. Artefatto viene. Allora, la situazione è un po'. Boh. Non ho artefatti da copiare. Questi li buttiamo dentro. Le lenti per adesso non so che cazzo farmene. Magari costano un sacco. Questo lo copio. Non so perché, ma questi costano un sacco, mi sa. Allora, l'artefatto non è visibile mentre. Vabbè, torna indietro. Sfera dell'acqua mi serve. Pietra bianca, anzi. Ok. Distrugge un artefatto. Tanto vale che lo distruggo io. Boh, tanto. Vediamo quanto ci dà con una lente. 33. Oh, io lo faccio buttare. Via. Si torna a casa. Oh, ho fatto una bella strage. Vediamo che succede. Progetti Golem. Antico progetto servitore Golem. Libro del Golem. Se sapessi come si usano. Allora. Quattordici richieste. Possiamo. Ok. Però non possiamo comprare. Thank you.
stanno tornando gente a città. A città giorno. Beh, ha tutto un po' più senso adesso, eh. Allora. Almeno questi ci guadagno un po'. Questi mi servono. Questo non lo... no. Allora, qui... antico progetto del golem. Storia è 3000. Ah, madonna, potevo vendere a 3000. Ma quindi, cioè, fondamentalmente questa storia del golem 4.30. Ma credo che questi possono andare a 3000. 4.30 è giusto. Cominciamo a vendere, dai. Dai. Su. Vogliamo acquistare? No, questi secondo me costano di più. Io metto 5000, poi massimo mi diranno picche. Vabbè. Vabbè, sai che questi non li vendo più, ah. Da 4000, vaffanculo. Ok, questa l'ho comprata a 5000, è buono. Siamo via. Addirittura incazzata nera. Scalpello del golem. È passato di 1000 la cosa runica, quella l'ha cattata, questo è troppo. Allora, questo è troppo, ma secondo me...
Ok. Cosa? Questo? Più a 2000. Vabbè, ma quando allora? Io questo mi stavo morendo. Te, è un po'. Troppo. Sto overpriceando i miei. L'hanno comprato. Questi costano un bel po' in realtà. Dai, che cosa ne va, gente? Ah, 1200 è poco, è troppo poco. Oh, ho azzeccato il prezzo. Questo non ho idea, però secondo me... Dai, prima che cada il sole, qua tengo una roba da vendere. Signora, prendi questo, guarda, questo è per te, l'ho preso apposta prima che il sole cada. Addio, è finita. Nessuno... Vai, signora, è buono il prezzo. Ora questo è nuovo, mannaggia la puttana, pure questo è overpricing. Questo mi interessa. Signor, qua non c'è un cazzo. Qua stanno i cose, qua. Ora, questo, oggi ho venduto proprio una botta di roba. 1000 va bene, signor. Niente, manca 1000. Che cazzo, è una forcina. Ottocento, ah, è l'ultima offerta. Dai, muovetevi che si sta a fa notte qua. Questa 2000 proprio non gli piace a nessuno. Via, sta andando via, signora. Venduto 9.000 euro. E si è fatta pure notte. Allora, vorrei concludere questa giornata dicendo una cosa importante.
Cioè andando a inserire un tizio fondamentale. Oh, lui, il rivenditore di patate. Lui è un rivenditore come me. E mi torna molto utile. Aumenta la popolarità, ok. Lo sconto sugli oggetti, scatola occasione. Sconto sugli oggetti. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. È stato bello sto giochetto, figo figo.